Buongiorno a tutti, ciao mamme, ciao bimbi e ciao papà. Oggi io e Simona siamo qui per continuare a leggere insieme a voi le storie tratte dal libro Storie della Buonanotte per bambine ribelli. Oggi parliamo di una regina che ha governato dal 1558 al 1603, anno della sua morte, ovvero Elisabetta I. Grazie a lei l'Inghilterra crebbe molto sia da un punto di vista culturale e sia da un punto di vista economico. Era un periodo veramente molto florido. Infatti è grazie proprio ad Elisabetta I che Londra si avviò a diventare la capitale europea che noi oggi tutti conosciamo. Ma leggiamo la storia. C'era una volta un re che voleva lasciare il suo regno a un figlio maschio. Quando sua moglie diede alla luce una bambina, re Enrico VIII si arrabbiò così tanto che la lasciò. Allontanò la piccola e sposò un'altra donna. Era convinto che soltanto un uomo fosse in grado di governare il paese dopo la sua morte e fu felicissimo quando la nuova moglie diede alla luce un maschio, Edoardo. Nel frattempo, la figlia di Enrico, Elisabetta, crebbe e diventò una ragazza vivace e intelligente, con i capelli di un bel rosso vivo ed un carattere impetuoso. Edoardo aveva solo 9 anni quando divenne re, alla morte di suo padre. Pochi anni dopo, però, anche lui si ammalò e morì, e fu sua sorella Maria a salire al trono. Maria pensava che Elisabetta complottasse contro di lei, perciò la fece rinchiudere nella torre di Londra. Un giorno le guardie irruppero nella sua cella. «La regina è morta!» annunciarono e si inginocchiarono di fronte a Elisabetta. In pochi istanti la prigioniera della torre era diventata la nuova regina. La corte di Elisabetta ospitò musicisti, poeti, pittori e drammaturghi. Il più famoso di tutti fu William Shakespeare. La regina adorava le sue opere teatrali, a cui assisteva nei suoi abiti sontuosi e ornati di perle e merletti. Non si sposò mai, teneva alla sua indipendenza quanto a quella del suo paese. Fu molto amata dal suo popolo e quando morì i cittadini di Londra si riversarono per strada per piangere la regina più grande che avessero mai avuto. Anche oggi si è concluso il nostro appuntamento. Aspettiamo i vostri commenti e le vostre considerazioni. Un bacio a tutte.